warm an. Wild Blue Yonder è il vero del falso, il falso del vero, è uno degli ultimi capolavori di Werner Herzog, di cui tra poco vedrete, o avrete già visto spero, al cinema, lo straordinario Grizzly Man, ma anche questo, ripeto, è un film straordinario, come lo è anche Wild Diamond. Sono tutti film che in modo diverso confessano la splendida verità del mentire cinema e si dichiarano inetti a dire il vero del cinema, non a dire il vero col cinema. Ma il vero che dice il cinema è che no, che non c'è vero, che il vero è la capacità indefinita di falsificarsi del reale, del riproporsi di una realtà come reale, costantemente diverso, proprio perché principio costante di riproduzione. Nel caso di Wild Blue Yonder è quasi teorica la situazione, è il film più, appunto, più confessante. C'è un attore, c'è Brad Dourif, attore già linciano, è quindi un post Dune, se vogliamo. È un film di fantascienza, è un film dichiaratamente di fantascienza, è un film che dichiaratamente mette in scena una situazione fantastica che quindi viene realisticamente osservata nel suo dichiararsi fantastica, nel suo fingersi. Seguiamo il falsificarsi di un possibile documentario, il documentare una falsificazione che non è impossibile. Ecco, per caso io non stavo seguendo questa ripresa. Per ognuno di noi c'è un posto vuoto, una sedia vuota, un cubicolo, un quadrato scavato per terra come
nel sapore della ciliegia di Kiarostami, una doppia immagine nello spazio, dove è e non è. E Wild Blue Yonder è questo non essere del soggetto. Chi è il soggetto di Wild Blue Yonder? C'è il soggetto filmato, questo alieno che però per essere riconosciuto, per poterci parlare, è umano, ma può benissimo essere, secondo una delle classiche inversioni della fantascienza, un umano non umano, un umano che è alieno proprio perché è umano, alieno quindi al pianeta. Nulla ci dice che tecnicamente, storicamente, geologicamente, su cicli astronomici, su cicli di tempo non nostri, noi sia davvero un virus venuto dallo spazio, come lo è in qualche modo il cinema. Ecco, con molta semplicità, con strano teutonico humor, Herzog in Wild Blue Yonder ci dice che l'occhio della NASA, l'occhio della sperimentazione della vita sott'acqua, l'occhio che proietta questa extraterrestrità che è appunto nelle profondità marine, come immaginazione già cameroniana da James Cameron dei prossimi Titanic che ci attendono in altri mondi, in altre aree. Ormai il discorso della sfera terrestre, dell'ecosfera che esce dalla Terra come un'aura, noi che diventiamo un'aura terrena e ci spostiamo caduti, pronti a cadere in un altro pianeta o a farne uno di artificiale, sta diventando una questione quasi politico attuale, la questione del momento, la salvezza del pianeta, la fuga dal pianeta, la salvezza del genere, l'autodistruzione del genere. In questo senso è veramente un film rosselliniano, ultra neo post realista. È uno dei primi film che pone apertamente il discorso della vita cosiddetta umana come identico al discorso della vita non terrestre o extraterrestre, direi infraterrestre, quella che ancora forse ci illudiamo di vivere. Buona visione, Wild Blue Yonder, e questo spazio acquatico di cui l'unico abitante, l'unico sembiante o l'unico parallelo sembra essere quasi ingenuamente per Herzog, è il punto debole del film, perché è il terreno, quel terreno in realtà ci manca già sotto i piedi, lo riconosciamo, ci piace, è la musica, il suono che è troppo... No, buona visione. Telephone.